Buonasera a tutti, buonasera a tutti e benvenuti. Siamo in diretta anche su Facebook, dove, come ogni lunedì sera, ormai questa è un'abitudine, cerchiamo di rendere il più trasparente possibile l'operatività che facciamo con le stagionalità e con gli spread. E quindi, come ogni lunedì, io apro il nostro software di dove andiamo a vedere assieme sostanzialmente che cosa stiamo facendo. Allora, innanzitutto guardiamo i nostri prodotti che sono essenzialmente aperti dalla settimana scorsa, tranne qualcosina di nuovo, ovviamente, perché abbiamo aperto nella settimana scorsa qualche cosa, che noi li apriamo ovviamente quando finisco questa diretta, direttamente con i ragazzi che mi seguono durante il corso. Allora, iniziamo subito da, abbiamo HG, cioè TNG, Natural Gas, che è aperto, sta pagando 1820 dollari. Sta perdendo 1100 dollari invece il DX, che è il dollar index. Ovviamente io qui ho fatto tutte le operazioni, ognuno ovviamente le farebbe col suo money management del proprio conto, perché non potrebbe ovviamente fare tutte queste. Abbiamo invece chiuso SB, che è finita la stagionalità, come vedete sulla riga rossa, con un take profit, abbiamo guadagnato 1120 dollari, quindi operazione aperta e chiusa. Siamo ancora dentro in posizione con CC, che è il Cocoa in spread, e stiamo guadagnando 70 dollari, sempre con uno. Io faccio uno di tutto, poi ognuno sempre mette a posto il suo money management. Stiamo invece perdendo 100 dollari con KC, okay, che è sparato su, nonostante stava andando bene, sta facendo lo stronzetto, ma sicuramente riprenderà, almeno speriamo. PA, il Palladio, che non abbiamo inserito l'ordine, probabilmente non è ancora entrato, lo vediamo dopo in sala, che sta guadagnando molto bene. Poi abbiamo BC, che non è ancora entrato in posizione, ZM, che è entrato in posizione, dopo aggiorneremo i valori, HG in spread, che ancora invece questo non è entrato in posizione, e poi abbiamo il petrolio, il crude oil, che è entrato, stiamo guadagnando 210 dollari. Andiamo avanti. Andiamo avanti e vediamo il Cocoa che sta guadagnando 680 dollari. Oggi probabilmente lo chiuderemo, vedete? Poi abbiamo questa operazione di ZM, guadagnato 120 dollari e chiusa completamente. Poi abbiamo GC che sta perdendo 255 dollari. ZS sta perdendo 100 dollari. Poi qua una sfilza di operazioni negative, NG 50 dollari, CT il cotone 290 dollari, questa abbiamo 50 dollari e questa abbiamo HO che sta perdendo invece 170 dollari. Poi abbiamo la pagina numero 3, in cui abbiamo 1600 dollari di profitto su ZO, ok? E abbiamo chiuso l'operazione, anche questa chiusa, ok? E abbiamo 75 dollari di perdita nell'altra. Quindi, se fate voi la somma, saremo sicuramente super positivi. Questo è dal 1° di settembre che stiamo tenendo traccia di questo, quindi praticamente in un mese e 20 giorni. Tutto questo anche per ricordarvi che il mese prossimo terremo il nostro corso di spread e di stagionalità, e quindi vi invito a iscrivervi. Se volete avere informazioni, scrivete qui sotto un commento che poi vi rispondiamo a tutte le domande che vi servono. Il corso lo terremo a Bologna, dove imparerete a cavarvela da sola con tutte queste cose. Ragazzi, io vi saluto perché adesso c'ho la sala trading dall'altra parte, la sala spread, in cui con tutti i ragazzi continuiamo a fare le operazioni che servono. Ciao a tutti e vi auguro una splendida serata e una buona settimana di trading. Ciao!